La TV italiana, beh, speciale Schitulli, speciale Schitulli, grazie professore di aver diciamo, accettato la nostra intervista. Beh, siamo nel suo studio qui a Bari e ovviamente ha un camice essendo un medico molto importante per quanto riguarda il territorio del sud e soprattutto della Puglia e di Bari e della provincia di Bari ovviamente. La sanità, insomma, la sanità, lei come la vive? Come una missione? Come dovrebbe essere svolta questa professione e come la svolge lei in maniera particolare? Dovrebbe essere svolta come una vera missione perché si tratta davvero di dare aiuto a chi pone la fiducia in te e nello stesso tempo è quella persona che chiede in un certo senso aiuto e questa è la migliore gratificazione che un medico possa avere nell'ambito della sua attività. Io poi ho oltre 40 anni di esperienza soprattutto con una malattia molto severa, destabilizzante, non soltanto sotto l'aspetto fisico ma anche sotto l'aspetto psicologico che è rappresentato dal cancro. Il cancro è sinonimo di morte, di sofferenza, di perdita degli affetti, per cui quella empatia, cioè quel rapporto umano deve essere davvero molto forte tra il medico e nel mio caso la paziente, soprattutto quando parlo di cancro della mammella perché la mammella è il simbolo stesso della femminilità e la donna è vitale come importanza nell'ambito del nucleo familiare. La donna è basilare. Io dico sempre che un mondo senza uomini può esistere, ma un mondo senza donne è impossibile che possa esistere. E quindi l'attenzione che noi poniamo nei confronti di tutti i pazienti, ma soprattutto delle donne per quanto mi riguarda, deve essere massima. Ma deve essere massima anche l'attenzione sotto l'aspetto umano, oltre che sotto l'aspetto scientifico, sotto l'aspetto puramente sanitario. Io continuo la mia attività professionale da sempre, non l'ho mai tralasciata neppure nella mia esperienza di amministratore della provincia di Bari, opero due, massimo tre volte alla settimana, sono più libero rispetto a prima perché non ho più a che fare con scartoffie, con carte, con documenti, quant'altro, con la burocrazia che soffoca praticamente l'attività di un medico e questo quindi mi consente di meglio potermi dedicare alla paziente. Ora, se dovessimo fare un paragone, ecco, proprio tra un medico e un politico, quali dovrebbero essere i punti di riferimento? Insomma, dove il punto di incontro, ecco, tra queste due realtà importanti della vita diciamo, sociale, insomma, quale dovrebbe essere? Ma io credo che abbiano un comune denominatore. Il comune denominatore è rappresentato dalla sofferenza. Il politico deve farsi carico della sofferenza civile, della sofferenza sociale che un cittadino può, al quale può andare incontro e il medico invece si deve far carico della sofferenza umana, della sofferenza della malattia che investe la persona, per cui c'è questo comune denominatore. Ecco perché dicevo, è gratificante sia da parte del medico che da parte del politico saper darsi alla conquista del bene comune e quindi essere al servizio del bene comune. Se così non fosse, così viene camuffato, quel medico e quel politico non meritano di essere considerati né medici né politici. Vedo fotografie di Veronesi nell'incontro col Papa e d'altro. Che rapporto ha con queste con le istituzioni religiose? Io parlo ovviamente con il mondo della Chiesa e soprattutto con i suoi colleghi illustri come Veronesi e l'altro. Con Veronesi abbiamo un punto di discontinuità perché lui è un agnosta, cioè lui non crede non in Dio ma non crede nella divinità, crede che tutta la nostra vita e la nostra esistenza sia legata ad una quasi ad un episodio di natura biologica e abbiamo avuto anche dei colloqui, ma penso però che... Però spesso
quando sì. si arriva al punto di morte ci sono le conversioni. Esattamente. Io mi riferisco per esempio a Dinto Montanelli, che si è pentito in un certo senso di non avere la fede. Ecco, poi si arriva a credere, cioè ad acquisire la fede, anche se la fede stessa è un dono. E qui mi reputo molto fortunato perché sono vissuto in una famiglia di cattolici, io stesso sono un cristiano cattolico e mi ispiro sul mio comodino il Vangelo, e ogni sera un passo del Vangelo lo leggo sempre. La stessa cosa faccio per la verità quando vado a trovare mio padre e mia madre al cimitero. Lì abbiamo un altarino e sull'altarino c'è il Vangelo, perché il Vangelo è forse il libro che più insegna ad essere veri uomini, a vivere con l'umanità. Penso per esempio a quello che lo stesso Gesù definisce il comandamento più importante che abbia fatto, che abbia scritto, di cui abbia parlato: ama il prossimo tuo come te stesso. Qui si racchiude tutta l'esistenza umana, il perché si vive anche si racchiude. Ho avuto la fortuna di avere anche delle udienze private dai santi padri, dei pontefici, parlo di San Paolo, di Paolo Giovanni II, parlo anche di Ratzinger, ora sono in attesa anche di Papa Francesco, nello stesso tempo con... Da un punto di vista laico devo tutto a Umberto Veronesi, perché ho l'onore di essere stato un suo allievo. Ora, una battuta proprio sulla sanità. Ecco, medico privato prestato alla politica, togliamo un po' la politica. Come medico privato come vede la sanità in Italia e soprattutto in Puglia? Medico privato relativamente, perché nessuna paziente delle mie circa 30.000 pazienti può dire che io abbia chiesto un euro. No, privato intendo dire ovviamente un osservatore. Quindi puntualizziamo certo. Questo aspetto rispetto per esempio allo studio, all'attività dello studio professionale, che è altra cosa. Io credo che il medico oggi debba essere messo nelle condizioni di poter esercitare al meglio le proprie funzioni, la propria mission, e per fare questo non deve avere degli obblighi pseudopolitici o pseudopartitici, che purtroppo invece ci sono, e sono comprensibili anche perché ci siano, perché se è vero che oltre l'85% del bilancio della nostra regione è destinato alla sanità, alla salute, è lì poi vivono delle altre opportunità di interessi che invece non devono sussistere, non devono esserci assolutamente. Bisogna ridare insomma al medico e all'operatore sanitario quella responsabilità di saper guidare la sanità e di mettersi proprio al servizio del cittadino. Ecco, un settore come la sanità, secondo lei deve essere vissuto e gestito proprio da tecnici della sanità, oppure, come spesso in politica accade, ci ritroviamo che alcuni, diciamo, assessori non provengono dalla sanità ma gestiscono questo settore fondamentale? Ma io credo che sia indispensabile saper abbinare l'uno e l'altro. Mi spiego. Io perché ho sempre rigettato l'idea di dover io scartoffiare sugli impegni, sui costi, tutto questo deve essere razionalizzato attraverso una figura professionale a tanto dedicata, che può essere un economista, che può essere un manager, un commercio, che deve guardare soltanto i conti, ma non l'aspetto proprio tecnico, scientifico, e questo compete al medico. Ovviamente questo. Un auspicio, una speranza, insomma, da medico, ovviamente, per quanto riguarda a questo punto la sanità in Puglia, che cosa spera che possa accadere? Ci sono delle priorità che dobbiamo affrontare con la nuova regione, quindi non con quella del passato o con chi si presenta oggi per dar continuità al passato in questo settore specialmente. Uno dei miei primissimi impegni sarà quello di rivoluzionare il sistema sanitario.
E dico questo perché anche le recenti nomine fatte di direttore generale non credo che siano proprio opportune quando sa che ci deve essere un cambio di guardia. Che cosa accadrà con il sottoscritto? Che i meritevoli rimarranno, quelli che hanno dei criteri meritocratici, gli altri andranno via. Cioè non è possibile continuare con questo sistema, noi dobbiamo dare credito ai ragazzi, abbiamo tanti ragazzi bravi, abbiamo tanti medici bravi che purtroppo vanno via. Quando vanno via lì acquistano delle posizioni primariali, diventano primarie. E da noi il baronato, tra virgolette, insomma, che spesso ci si trova. Ma è un baronato anche politico che c'è, e questo lo dobbiamo eliminare, questo sarà il primo impegno. Il secondo sarà quello... c'è una voglia di rottamazione. Più che di rottamazione, di premiazione, di gratificazione rispetto a chi è stato sino ad oggi accantonato. E un altro aspetto che dobbiamo cercare di visionare è quello di prenderci cura degli anziani, di dare dignità agli anziani. E questo lo faremo anche attraverso un sistema che possa coadiuvare quello pensionistico. Quindi la Regione si dovrà far carico di portare a certi livelli di reddito nei confronti degli anziani. È impossibile poter sopravvivere, non vivere, con meno di 1000 euro al mese. E allora questo è un impegno che dobbiamo immediatamente assolvere, perché dobbiamo dare dignità alle persone anziane che hanno anche un'aspettativa di vita maggiore rispetto ai ieri, e noi dobbiamo garantire una qualità di vita che tutto sommato non li faccia imprecare la voglia di morire, ma di continuare a vivere, di continuare a testimoniare quello che loro hanno saputo realizzare e quello che loro hanno dato a noi. Concludo dicendo, quindi vorrei una risposta, quindi queste problematiche lei dai suoi pazienti le riscontra, insomma, questo malessere? Insomma. Quotidianamente. Non c'è un paziente che non mi esprima questo desiderio, questa opportunità e questa voglia del cambiamento, perché è sulla loro pelle che avvertono queste problematiche quotidianamente, sulla loro pelle. Noi dobbiamo cercare davvero di cambiare questa situazione, di mutarla completamente, radicalmente, e di dare impulso a una nuova sanità più umana, una sanità che si sappia far carico delle patologie più ricorrenti, che non sono soltanto quelle cardiocircolatorie e respiratorie, non sono soltanto l'oncologia, ma c'è anche, per esempio, tutto il capitolo delle malattie neurodegenerative. Stanno aumentando le malattie demenziali, sta aumentando il Parkinson, sta aumentando l'Alzheimer, sta aumentando la demenza senile. Ecco, noi ci dobbiamo far carico di questo. Grazie professore, noi ci vediamo alla prossima. Grazie. E noi vi aspettiamo alla prossima puntata. Grazie di tutto e buonasera.